Prima di iniziare con la guida su come connettere il wallet ad Hamster Combat, voglio dirti che ho creato un nuovo canale Telegram dove ti arrivano tutte le daily combo quest, i codici Morse e dove metterò anche altre news riguardanti il play to earn. Come connettere il wallet su Hamster Combat? È uscita recentemente questa quest ed è una cosa che dobbiamo assolutamente fare perché l'airdrop è dietro l'angolo. Non so sappiamo ancora quando avverrà di preciso, però chiaramente se la quest nella sezione Earn ci richiede di inserire il wallet, dobbiamo farlo. Adesso ti spiego passo passo come fare. Attenzione, bisogna essere molto prudenti quando si parla di wallet e infatti cercherò di darti la soluzione più sicura per collegare un wallet ed ottenere l'airdrop. Attenzione perché io ho notato che sul mio cellulare Samsung modello A52 addirittura nella sezione Earn non esce niente. Dovete provare ad aggiornare Telegram o eventualmente provare ad accedere da un altro cellulare. Purtroppo dei problemi ci sono, questo è innegabile, ho visto che per altri modelli di cellulari ci sono gli stessi problemi, questo purtroppo non possiamo fare niente, cercheranno di sistemare piano piano. Ma adesso ti faccio vedere come connettere il wallet. In procinto appunto dell'airdrop, molti di voi mi hanno chiesto come faccio a connettere il wallet. Bene, è semplicissimo, potete creare un vostro wallet direttamente su Telegram, mettete nella parte di ricerca proprio su Telegram chiocciola wallet per creare un ton wallet, ma non è la guida che vi farò io. Questo perché succede qualcosa di strano quando su Hamster si cerca di connettere il proprio ton wallet collegato a Telegram, che sarebbe effettivamente la cosa più comoda, ma quando si prova a collegarlo ci vengono chieste tutte le parole, la seed phrase appunto, che non dovete condividere mai con nessuno. Quindi tutte le parole da inserire. Io onestamente non so il perché venga richiesta questa cosa. Sono sicuro al 99% che non hanno assolutamente intenzione di scammare nessuno, però è veramente stramba come cosa. Quindi io, a prescindere se ho o non ho valori all'interno del mio wallet Telegram, non andrò a condividere la mia seed phrase, che sarebbe la frase di recupero, ovvero le 24 parole, se non sbaglio. Quindi già è un casino recuperarle, perché se volete recuperarle dal wallet di Telegram dovete accedere su Telegram, andare sulla sezione specifica, ma non vi faccio la guida lì perché io credo veramente con tutto il bene che posso volere per questo progetto che nessuno dovrebbe mai condividere la propria seed phrase con nessuno. Quindi ti do un'altra maniera. Noi andiamo nella sezione Earn, facciamo connetti il tuo wallet, ma invece di utilizzare il nostro wallet di Telegram, ce ne andiamo cliccando direttamente su Tonkeeper, che è un wallet custodial, e ci andiamo ad installare l'app. Vi ho cambiato pagina perché effettivamente Tonkeeper è una delle soluzioni. Abbiamo MyTon Wallet, TonHub e via dicendo. Questo è il wallet integrato di Telegram. Però, utilizzando ad esempio Tonkeeper, quando lo andremo a connettere su Hamster, l'unica cosa che ci verrà chiesta è la conferma di inserire appunto e connettere questo wallet al gioco e non ci verrà chiesta nessuna parola. Perché ricordatevi che se mai dovessero sfuggire queste informazioni, chiunque potrebbe entrare nel vostro wallet. Voi mi potreste dire anche sì, ma io ho niente nel wallet di Telegram, l'ho appena creato, però è pur vero che magari riceverete l'airdrop e se dovesse finire in mani sbagliate la seed phrase, beh, vi toglierebbero tutto. Oppure magari ve ne dimenticate totalmente e magari tra 2 anni verserete delle cose sul vostro wallet di Telegram e avendo condiviso appunto le parole che servono per il recupero, se qualcuno ci mette le mani, vi frega tutto. Quindi, soluzione semplicissima, direttamente da cellulare, potete scegliere Tonkeeper,
Da Hamster vi porta direttamente a scaricare l'app, potete scaricare direttamente da Google Play così da essere sicuri che è l'app giusta ed è disponibile per tutto, web, Android, iOS, eccetera. Quindi io vi consiglio di farlo dal cellulare. Una volta che avete scaricato Donkeeper, l'avete fatto partire, vi verrà chiesto un codice che dovete inserire voi di 4 cifre, quindi quello è semplicemente per entrare all'interno dell'app, dopodiché vi viene creata automaticamente, appunto, creato il wallet con un address specifico. Non dovete fare più niente. Avrete anche una seed phrase, se ve la volete segnare vi basta appunto segnarla, è nella sezione backup, basta che andate sulle opzioni backup, vi vedete le parole e ve le segnate. Dopodiché uscite. Una volta usciti tornate su Hamster, ritornate sulla sezione Earn, fate collega wallet e invece di mettere il wallet di Telegram andrete ad inserire Donkeeper. Attenzione perché vi manderà direttamente sull'app che avete appena installato e lì vi deve uscire la richiesta di connessione, quindi connettere Hamster, arriverà la richiesta e la dovrete accettare. Una volta accettata chiudete l'app, ma attenzione, tornate sempre su Hamster Combat, ritornate nella sezione per connettere il wallet e vi dovrebbe essere uscita la spunta. Qualora non vi dovesse essere uscita la spunta vuol dire che non c'è connessione, quindi dovete ripetere il tutto sperando che funzioni questa volta, ma dovrebbe funzionare sempre, però insomma mai dire mai. Quindi per essere sicuri al 100% che il vostro wallet, nuovo wallet da Donkeeper o comunque potete farlo anche da Ton Hub o MyTon Wallet, io l'ho fatto con Donkeeper perché è velocissimo. Una volta che avete fatto questa cosa, per verificare la connessione vi basta ricliccare su Connetti Wallet e invece di farvi scegliere quale wallet connettere, vi uscirà direttamente la scritta con l'address del wallet che avete collegato di Donkeeper e così potete essere sicuri al 100% che avete un vostro wallet collegato ad Hamster dove eventualmente riceveremo l'airdrop. Spero di essere stato chiaro e se avete qualche dubbio, insomma, scrivetemelo nei commenti, cercherò di aiutarvi. Detto questo, al prossimo video.